voglio un indizio. Mio Dio, sono entrata nel libro. Ho paura, ho tanta paura. Cosa faccio? Cosa faccio? Mio Dio, mi sento male. Oddio, mi sento veramente male. Non so cosa fare, non so cosa fare. Io vorrei sentire di nuovo quella voce. Quella voce vorrei sentire. Non so cosa fare. Sono disperata. Disperata. Oddio, è tutto uguale qua. Uguale questo bosco, è pieno di rumori, ho paura, c'è freddo e tra poco sarà buio. Cosa faccio? Cosa faccio? Dove vado? Dove vado? Non so cosa fare. Quella voce, aiutaci, aiutaci, salvaci. Ma salvarli da chi? Da chi li devo salvare? Da chi li devo salvare? Oddio, sto male, non mi sento bene, non mi sento bene, non mi sento bene. Non mi sento bene. Ah, non mi sento bene. Hai raggiunto l'altra estremità del tuo mondo. Ora sei nel nostro mondo. Ma non ti preoccupare, noi ti aiuteremo. Io ti aiuterò a salvarci. Hai la mappa. Ce l'hai in tasca. Usa quella per arrivarci, ma attenzione, stai molto attenta. Il bosco è pieno di insidie e pericoli, uno in particolare, la nostra sciagura che si è abbattuta poco tempo fa sulle nostre vite, sui nostri animali, sulla nostra gente. Si è abbattuta questa sciagura e noi ne siamo vittime. Questa sciagura non doveva arrivare. È una persona malvagia arrivata da terre lontane in cerca di terre nuove da conquistare. È arrivata qui da noi e adesso vuole distruggerci per sempre. Vuole distruggere i nostri campi, vuole distruggere il nostro amore per le nostre terre, le nostre vigne, i nostri animali, tutto quanto, quello che abbiamo costruito. Questa persona è malefica, stai attenta, rifiusi, ti potrà succedere qualcosa di brutto, devi stare attenta, devi stare in guardia, mi raccomando, io ti aspetterò. Però fai in fretta, perché il nostro mondo sta per essere distrutto. Noi siamo tristi. Questa vita, questa cosa non doveva arrivare proprio adesso. Però è arrivata. Però qualcuno ha mandato te per salvarci dalla nostra distruzione. Aiutaci, ti prego. Mi è apparso in sogno, mi ha detto che c'ho la mappa del libro dovrei che faccio, eccola, la mappa del libro, eccola qua. Ma io come faccio ad arrivare qua? Come faccio? Ce la devo fare. Mi ha dato questo. Segui il sole, segui sempre il sole. Immerso del sole sono le tenebre, quindi la luce, bisogna seguire il sole e quella sarà la via, sicuro sarà la via. Devo procedere, devo andare a salvare. È meglio mettersi in moto. Andiamo, dobbiamo andare avanti, seguiamo questa mappa. È tutto
riesco a capire. Non ce la faccio a capire. Non riesco. Non so cosa fare. Chi è costui? Come osa a rovinare i miei piani? Intraprendente, vieni qua. Diavolo è quella ragazza? Quella che è entrata nel bosco. Chi è? Cosa vuole? Devi scoprirlo. Che cosa? Non sarà per caso mica l'Eletta, eh? L'Eletta che deve salvare il loro villaggio. Non devi permetterglielo. Non lo devi permettere. Ho inventato io una cosa che potrà porre fine alla sua corsa verso il castello. No, una piccola mia invenzione. Una invenzione fatta dalla intraprendente. Sapevo che sarebbe arrivato questo momento e quindi ho agito di conseguenza. Lo vuoi sapere cos'è? Norton, fagli vedere. Vedi questo congegno intraprendente? Lo vedi? Cos'è? È una macchina che ruba i ricordi alle sue vittime. Ma per questo dovrò fare un incantesimo e dovrò urlarlo. È una macchina che attraverso la mente riesce a rubare i ricordi, ma per funzionare bisogno che la vittima esprima un desiderio, e ad ogni desiderio in questo alambicco che vedi sotto si accumuleranno tutti i suoi ricordi. Succhieremo tutti i suoi ricordi uno dopo l'altro fino a che la sua mente sarà libera e manipolabile e non ricorderà più il motivo per cui è venuto qua. Per quello tutte le vittime sono imprigionate nel mio castello, perché chiunque entra in quel libro non ha via di ritorno. E questo è grazie a me, perché tutti i loro ricordi sono stati cancellati, espressi dai loro più desideri, sono stati cancellati e quindi ora sono diventati miei prigionieri. Certo, intraprendente, e tu sarai quello che mi aiuterai a far esprimere i desideri alla mia prossima vittima, ma questa è molto più in gamba delle altre vittime. Dovrai essere furbo per far esprimere i desideri, e quando la sua mente sarà svuotata, io mi impossesserò del regno di Fiusilandia. Esprimere i desideri e
io imploro il suo nome e faccio impartire l'incantesimo. Io imploro e faccio partire l'incantesimo, faccio partire, lo faccio partire, lo faccio partire. Ora e tutti i suoi ricordi saranno miei, di mia proprietà, e lui si svuoterà dei suoi e saranno